A Parigi, in sala di montaggio, il comandante Cousteau e suo figlio Jean-Michel parlano dei nuovi motori della Calypso. Il comandante spiega che da Miami a Panama, alle Galapagos, fino alle isole Marchesi, ha tenuto una media di 11 nodi. Anche perché, per la maggior parte del viaggio, aveva gli alisei a favore. Il comandante fa notare al figlio che le Marchesi sono isole davvero straordinarie. In tutta questa parte dell'Oceano Pacifico non c'è nulla, davvero nulla. E poi, tutto a un tratto, queste montagne scoscese emergono dall'oceano. La leggenda narra che andando a pesca, il leggendario dio Maui sollevò le isole Marchesi dal fondo dell'oceano. Lasciando queste punte di roccia scoperte dal rivestimento vegetale, le montagne del mare nascondono nei loro corrugamenti i simboli del proprio credo, le ultime vestigia di una civiltà scomparsa che sono state incise nella pietra usando denti di ratto. Allora, ça, les bras déployés, hein, qui semblent être ceux d'un oiseau qui s'envole. C'est votre drapeau, hein? Ça ressemble quand même à un dauphin, on n'est pas sûr, hein? Regardez la queue. All'asprezza del paesaggio minerale si contrappone la grazia effimera degli esseri viventi. Ma in meno di 300 anni la natura e gli uomini hanno subito in mare e sulla terra gli assalti della civiltà. Il disboscamento, l'alcol, la droga, il denaro, le malattie. Discendenti dei leggendari Savai, i bambini maori delle isole Marchesi accolgono, secondo le loro tradizioni ancestrali, l'equipe della Calypso. Miami, dietro i calorosi incitamenti della folla, il comandante Cousteau sale a bordo della Calypso, mentre suo figlio Jean-Michel parte a sua volta per un'altra spedizione. Preparata come un atleta alla vigilia di una maratona, la Calypso si appresta a mollare gli ormeggi. Lo scafo è stato rifatto l'anno prima. Dopo 6 mesi in cantiere, la nave è stata dotata di nuovi motori, di nuove eliche e di strumenti di navigazione sofisticati. Salutati come instancabili corridori del mare, ecco gli uomini della Calypso in rotta verso un'altra tappa del loro viaggio alla riscoperta del mondo. Durante la prima notte a bordo, ognuno segue dalla propria postazione la navigazione della Calypso. Norbert Genesio studia le istruzioni nautiche nella cabina di comando, mentre il capitano Albert Falco familiarizza con il nuovo rilevatore di rotta. I giorni passano. La Calypso è in viaggio verso Panama. L'ingegnere Guy Joua controlla la situazione meteorologica per scoprire quali cieli attendano gli esploratori che hanno ancora davanti a loro 2 settimane di traversata prima di raggiungere le isole Marchesi disperse nel Pacifico equatoriale. Estremamente fiero della sua Calypso rimessa a nuovo che viaggia a una velocità di 11 nodi, il comandante Cousteau lascia la plancia e si dirige verso la sala macchine per vedere girare i nuovi motori e sapere da Falco e Paul Martin come vada. Attraversando il mare con il vento di traverso, la nave ondeggia da una parte all'altra, rendendo difficile la vita a bordo.
Dopo aver assicurato tutte le attrezzature, il ponte viene lasciato alla furia delle onde. I corridoi sono deserti. Nel quadrato, Marcelo D. apparecchia bloccando le stoviglie per evitare che si rompa. Ma in 37 anni di navigazione, la Calypso e il suo equipaggio hanno conosciuto momenti ben più difficili. Patrick Bernard, capocuoco, stabilizza le sue pentole. Qualsiasi cosa succeda, i pasti verranno serviti regolarmente a chi non risente del mal di mare. Questa sula bruna è venuta a riposarsi sulla battagliola di prua. Altri uccelli in passato si sono probabilmente posati sulle navi dei marinai e degli esploratori che si sono avvicendati su questa rischiosa rotta, come lo spagnolo Alvaro Mendana, che arrivò alle Marchesi il 21 luglio del 1531 e diede loro il nome della Marchesa di Mendoza, in omaggio alla bella sposa del viceré del Perù, che aveva finanziato la sua spedizione. Dopo tre secoli, la Francia entrò in possesso dell'arcipelago. Ci avviciniamo all'equatore e Yuki, la mascotte, ha diritto a uno shampoo in piena regola, di cui si occupano Albert Falcò e Paul Martin. Yuki è la vedette di un grande affresco firmato da Dominique Serafini, che rappresenta l'equipe della Calypso al completo. Mentre alcuni ridono davanti alle proprie caricature, i veterani dell'equipaggio si apprestano a giudicare i neofiti secondo l'allegra tradizione del passaggio della linea. A 8 giorni di navigazione dall'isola più vicina, Cousteau, Falcò e Guy Joie elaborano il piano di rotta al meglio delle condizioni di navigazione prevedibili. Ah, c'est complètement parallèle. Non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une. Il est parallèle, c'est parallèle. Parallèle, que parallèle. Parallèle. Ah, non, oh, oh. Ça y est là. C'était les 12 heures. Hein. Ah, oui, bien. L'emplacement des grosses dépressions, enfin, en particulier sur l'aéroplane. On va être en pleine période, mais il n'y en a pas pour l'instant. Septembre, c'est la période la plus. Oui, la plus méchante. Mais à 8 jours près, on ne peut pas se baser là-dessus. Il faut se baser sur le pilote char. Alors là, Bébert. Oui. Alors là, vous avez 0,98 dans le nez. Oui, c'est du boitin actuellement. Dopo 27 giorni di navigazione, la Calypso si avvicina alla sua meta. Venuti da lontano al largo incontro alla Calypso, branchi di delfini la scortano senza esitazione fino alle isole Marchesi. Rievocando un affresco di 3500 anni fa, nel quale delfini leggendari guidano le navi greche verso l'antica Creta. Thank you.
Dalle viscere dell'oceano, i vulcani hanno proiettato in cielo queste fiamme pietrificate. Secondo la leggenda, il dio Tokoiti frantumò gli scogli per generare gli uomini. Qui, a Nuku'iwa, si stabilirono Atea, il primo uomo, e Atanua, la prima donna, per popolare le isole con i loro 40 figli, genitori dell'intera umanità. I nostri subacquei, partiti in esplorazione in un mondo tanto austero quanto i paesaggi tormentati che hanno appena lasciato, hanno d'un tratto l'impressione che il suolo si muova, ondeggi, salga verso di loro. Si trovano ben presto accerchiati, sorvolati a bassa quota da una squadriglia di grandi torpedini chiamate Ahavas, gli angeli del mare. Disturbate nel loro luogo di riproduzione e riunite in imponenti nugoli, sembra che cerchino di scoraggiare gli intrusi. L'esotismo è ben lontano. La bellezza araldica delle isole Marchesi si impone ormai in tutta la sua solennità. Ai comandi di Bob Brownback, Felix, l'elicottero della Calypso, parte in ricognizione sull'arcipelago delle Marchesi. Queste isole, di origine vulcanica, sono le creste di lava di una catena lunga 360 chilometri, orientata a nord-ovest-sud-est. Il vento e la pioggia, insieme all'erosione organica naturale, hanno solcato i ripidi pendii, lasciando la roccia nuda. Tutti gli scambi si fanno ancora via mare. La Calypso visita le 14 isole, di cui solo 9 sono oggi abitate. Nel 1804, il navigatore russo Krusenstern fece dono di una coppia di capri alla grande sacerdotessa Taioa. Divenuti sacri, questi animali proliferarono e devastarono totalmente il rivestimento vegetale, aumentando a tal punto l'erosione del suolo che 5 isole sono oggi deserti abbandonati. I cavalli che ispirarono Gauguin furono importati dal Cile nel 1857 ad opera del vescovo Dordion e vivono oggi allo stato selvatico. La Calypso entra nella baia più bella del mondo, la Baia delle Vergini a Fatu'iwa. Le valli costiere hanno radunato gli ultimi abitanti delle Marchesi in graziosi piccoli villaggi. Allontanati completamente dalle loro tradizioni religiose e sociali in seguito alle invasioni di missionari e coloni, ossessionati dalle loro origini, gli abitanti cercano di ricostituire la loro storia, il loro artigianato, copiando i resti sparsi della loro cultura sovvertita. L'igiene e la medicina riescono poco a poco ad arginare la minaccia di distruzione che grava su questo popolo, già 10 volte meno numeroso rispetto a 2 secoli fa. La pesca costiera viene svolta su piroghe a bilanciere. Frutta, sardine e palamiti sono un complemento nutritivo magro ma sufficiente. Il cocco, albero della provvidenza, veniva usato in ogni sua parte per il sostentamento, la fabbricazione di indumenti, la costruzione o la decorazione. La raccolta del copra, destinato alla fabbricazione di oli industriali, oggi è solo un'attività ampiamente sovvenzionata per assicurare il lavoro e la sopravvivenza agli abitanti delle Marchesi. Alcuni uomini portano nuovamente dei tatuaggi maori. Senza capirne il significato, gli artigiani copiano su veli di fibre di cocco i tapa, questi disegni complessi che un tempo servivano da indumento, da segno di riconoscimento sociale e probabilmente da linguaggio scritto, ormai dimenticato per sempre. Questo accanito tentativo di far rivivere le vestigia di una civiltà sommersa traduce la volontà degli abitanti delle Marchesi di ritrovare la loro identità. Daniel, la guida locale,
Saranò, il biologo, Bastard, lo scrittore, Dominique, il disegnatore, e Albert Falcot risalgono un ruscello. Non ci sono più strade a Nuku'iva. Quelle che un tempo solcavano le valli sono state definitivamente distrutte più di un secolo fa. Eppure, in passato, c'era sostanzialmente una città reale organizzata come una polis greca, che contava 30.000 abitanti. È stato il vaiolo portato dai coloni a sterminare il 90% degli abitanti. Nel frattempo, Cousteau, con la sua cinepresa in mano, intraprende un viaggio vertiginoso sull'elicottero pilotato dal temerario Bob Brownback. Pensando che tutte le religioni primitive venerassero la natura e l'acqua in particolare, partiamo alla ricerca delle fonti, supponendo che siano state luoghi di culto e che ci sveleranno tutti i loro segreti. In realtà, la religione politeista degli abitanti delle Marchesi si basava su una Santa Trinità molto simile a quella dei cristiani, a cui si accompagnavano numerosi dei di importanza secondaria, nati dalla fantasia dei sacerdoti. Questi, infatti, avevano fatto di se stessi delle divinità ed esercitavano un'impietosa tirannia sul popolo. Rigidi tabù portavano ad abusi e a sacrifici temibili. Arrivando alle sorgenti con Bob, dobbiamo arrenderci all'evidenza. Intorno al bacino calmo, solo la natura ha potuto imporre le proprie leggi. Continuando la nostra esplorazione, scorgo tutto a un tratto strane cavità sui fianchi di una muraglia verticale. Grotte quasi inaccessibili, nidi d'aquila fra cielo e terra. Un attento approccio ci permette di individuarne altre e di identificarle. Sono tombe umane. Cousteau avverte immediatamente l'equipe terrestre e Falcot decide di tentare l'impossibile scalata. A metà strada, la guida locale decide di restare indietro. Forse teme che gli spiriti maligni risvegliati da questa intrusione sacrilega nei luoghi tabù si vendichino. I Maori credevano nell'immortalità dell'anima e non temevano la morte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 femuri, che fa che doveva avere 3 persone e che in fatto l'un dei crani ha dovuto rullare in basso. E il moribondo era circondato dai suoi cari che cantavano, mangiavano e fumavano e da danzatori nudi che eseguivano suggestive figure lubriche per lasciargli un buon ricordo della sua parentesi terrestre. I Maori pensavano che quest'ultima festa impedisse allo spirito del defunto di tornare in seguito ad ossessionarli con i rimproveri. D'enveloppe qui n'est pas du tout celle du tronc, qui a été surajoutée, quelque chose qui est légèrement. Et qui est fait certainement de fibres végétales, mais qui a été surajoutée au bout. C'est très net.
Daniel, la guida locale, spiega che i resti che abbiamo trovato erano della famiglia reale e che non tutti i defunti venivano portati sulle scogliere. Steso su un tapa e lasciato seccare al sole del giorno, il corpo veniva cosparso di pani durante la notte. Mummificato secondo questa procedura, veniva posto in un sarcofago piroga con le armi e gli emblemi del defunto e in seguito portato in cima alla scogliera. Cousteau e la sua equipe si dirigono verso un Meae, antico altare presso il quale si facevano offerte e sacrifici umani. Gli abitanti delle Marchesi non erano cannibali per istinto, ma per religione, per far espiare le colpe a un miscredente o per placare la collera di un dio. C'est encore un hôtel, tu t'en vis. C'est pas été restauré. C'est dominé par ces grands cités. Ça a des noms, hein. Tiki, lo scultore divenuto dio, inventò l'arte del tatuaggio e delle statue in forma umana che hanno mantenuto il suo nome e si sono moltiplicate intagliate nella lava o nel legno su tutti i luoghi di culto. Celui-là è tombé, recouvert de mousse. Ogni casta aveva il suo altare sul quale si ergevano dei guardiani di pietra che rappresentavano gli esseri più venerabili della famiglia. Ma è qui o è qui a côté? Qui è qui? Ah, qui è là. Il comandante Cousteau non può fare a meno di paragonare queste sculture primitive alle forme naturali della lava e di credere che il popolo delle Marchesi si ispirasse a queste forme per realizzare le statue a immagine dei propri dei e quindi a immagine della natura. I marchesiani erano ispirati da queste forme per fare queste immagini all'immagine del loro dio, cioè all'immagine della natura. Questa mitologia fantastica, così vicina alle credenze egee, fu un bel giorno soffocata. Nuovi simboli e nuovi sacerdoti uscirono dalle stive dei velieri venuti dall'est insieme agli alisei e agli invasori. Ma in occasione delle grandi feste, gli abitanti delle Marchesi ricordano Tutoakè, il dio che insegnò ai loro antenati l'uso della conchiglia di mare. Sotto invito di René Koumoetini, il loro dinamico sindaco, il popolo di Uapou esegue la tradizionale danza Ruu, in onore della Calypso. L'isolotto di Emeni è sovrastato da un assordante nugolo di uccelli marini.
numerose sterne o cavetas nidificano direttamente sul suolo. Covano le uova durante la notte e di giorno lasciano il posto al sole. Gli abitanti delle Marchesi raccolgono queste uova per cibarsene. Un modo astuto per mangiare del pesce quando sono gli uccelli a farsi carico della penosa pesca. Desideroso di immergersi in acque più selvagge, Cousteau dirige la Calypso verso lo scoglio Thomasset, una piccola e pericolosa formazione rocciosa 16 miglia a nord-est di Fatuiva. È un picco ripido che si staglia da una distesa piatta a 50 metri di profondità e sfiora appena la superficie. Falco procede tutto a dritta per avvicinarsi allo scoglio di poppa. I gommoni hanno il compito di rimorchiare solidi cavi di nylon dal cabestano di poppa fino al minuscolo isolotto e di farli girare intorno allo scoglio, malgrado l'onda lunga del Pacifico che si infrange pericolosamente sull'ostacolo. Per mantenere la Calypso a distanza di sicurezza, un sommozzatore raddoppia la lunghezza degli ormeggi con delle maniglie. Questo laborioso ancoraggio è stato concepito nella speranza che le condizioni del tempo permettano alla nave di restare dove si trova durante la notte per poter proseguire le immersioni nei due giorni seguenti. Christian Le Courrieux Belfond, François Saranou, Dick Johnson e Dominique Carrieu salgono su un gommone guidato dal dottor Lemasson. L'avvicinamento allo scoglio Thomasset è alquanto movimentato. Il tumulto in superficie è in contrasto con la calma che regna sott'acqua. La nostra equipe di ricognizione viene accolta da una profusione e una grande varietà di vita marina. Un insieme di creature delle alte profondità e di pesci stanziali timorosi. Dei lutiandi, narvali, che passano con aria sprezzante o giocano a nascondino nel labirinto di fessure e anfratti. L'incanto si spezza alla comparsa di un intruso, uno squalo a macchie bianche di notevoli dimensioni, curioso e testardo. Visto l'interesse che destano in lui le nostre cineprese, dobbiamo stare attenti ai suoi improvvisi testa-coda. Pesci di passaggio gli prestano meno attenzione di noi. Fino a quando lo squalo, giudicando che non vi sia qui nessun osso da spolpare, si allontana. L'indomani, Falco decolla per identificare degli insoliti refoli bianchi all'orizzonte. Con sua grande sorpresa, sorvola un branco eccezionalmente numeroso di focene. Decine di migliaia, provenienti da est e dirette verso di noi. Come un corpo d'armata ben addestrato, il comando dispone di avanguardie che precedono i battaglioni, le divisioni e infine la retroguardia. Inizialmente stupito dall'imponenza della parata, ne deduco ben presto che i nostri sommozzatori resteranno delusi. Vedendoli precipitarsi verso gli autorespiratori e i gommoni, gli avviso che i pesci che avevano visto il giorno prima oggi non ci sono più.
François mi chiede perché. Lo scoprirete da soli, gli rispondo. Yuki, il mio cane, è intimorito dal subbuglio creato dall'entusiasmo dei sommozzatori. So di avere tutto il tempo per salutarlo decentemente. Appena il gommone si avvicina allo scoglio, i miei tre compagni si tuffano in acqua. Christian mi aiuta a indossare il mio respiratore e mi affretto a raggiungere gli altri. Prendo la cinepresa senza gran convinzione, perché le focene fuggono. Il loro rumoroso nugolo non ha nulla a che vedere con noi, ma le focene non hanno tempo di assicurarsi che non vogliamo far loro alcun male. In mare, simili gruppi di focene rievocano le orde di Attila e diffondono terrore fra gli animali marini, nel raggio di decine di chilometri. Le loro grida acute e modulate e i rumori fatti con la lingua vengono uditi a enormi distanze dalla maggior parte delle creature marine. E le onde di pressione create dai movimenti delle loro code sono percepite attraverso la linea laterale, l'organo del sesto senso dei pesci. Il risultato è che nelle vicinanze dello scoglio Thomassé vi è ora un deserto, eccezion fatta per qualche creatura barocca e poco appetente. 1000 focene divorano ogni giorno circa 7 tonnellate di pesce, ma anche qui non tutti i pesci sono stati mangiati. La maggior parte di loro si è nascosta in stretti crepacci inaccessibili e si rifarà viva solo quando il fracasso della parata finirà per esaurirsi. Risaliamo da un mare vuoto, con le nostre cineprese piene di pellicola non impressionata. Visto che la marcia senza fine delle focene continua, decidiamo di usare le nostre cineprese a tenuta stagna per tentare di filmare la cavalcata dai nostri gommoni. Mentre eravamo in acqua, ci evitavano. Ora saltano davanti alle nostre imbarcazioni. Le riprese sono rese quasi impossibili dal forte sciabolio, ma ci riveleranno che le focene nuotano in stretti ranghi, che spesso si immergono a profondità che non vediamo, e che per ogni focena in superficie ce ne sono più di 10 che cavalcano sul fondo. Dopo questo memorabile incontro è ora di rientrare. A bordo della Calypso, anche Falco ha seguito con gli occhi le graziose focene giocherellone, nella loro melodia del mare. Quando Cousteau con la sua cinepresa sale sull'elicottero, il tempo è bello. I picchi di Huapou, che arrivano a 1200 metri al di sopra del piccolo porto di Akatetau, sono emersi dal tipico velo di foschia. Questa cattedrale di lava che emerge dalle viscere del mare accoglie fra le sue navate alcuni uomini del nostro tempo.
ma i suoi pilastri, le sue colonne, le sue guglie intrecciano in cielo un dialogo mistico con gli dei creatori ed entrano in contatto con l'inaccessibile perfezione del paradiso originale. Conosco un giardino tra il cielo e l'acqua, sospeso fra le nuvole. Attende gli uccelli e l'anima dei poeti. Tupa, tu, il colosso che fece emergere le rocce, vuoi forse salvare un ultimo porto? Conosco un giardino che giace in fondo alle acque, bello e silenzioso. È forse quella la tua fiera tomba? Je voudrais que vous montriez à Marc le sondage extraordinaire qu'on a fait juste avant d'arriver à Nukuiva. La fin de la grande. C'est... On était à peu près à quelle distance là? On était à 20 000. À 20 000 mais... Ah voilà. Alors regardez. Mais c'est Wapo. Mais c'est l'île de Wapo. On a l'impression d'une île immergée, d'une de ces îles avec des pitons volcaniques. Hein. Donc toute cette région est sujette à un volcanisme intense et puis. Mais je trouve que c'est frappant. C'est extraordinaire. c'est formidable. C'est stupéfiant. C'est Wapo englouti. Su invito del sindaco René Comoitini, Cousteau e Falcò arrivano nel villaggio di Akatetau, dove un nugolo di scolari li accoglie gioiosamente. Nager, lève la main. Bon, arrêtez. Maintenant, autre question. C'est ceux qui ont peur des poissons. È una gioventù ridente, solida, in salute, che succede a un'ecatombe e che oggi sommerge il comandante Cousteau di domande. Si en a plus qu'un million. Una ragazzina chiede quanti uomini ci siano a bordo della Calypso e quanti nel battiscafo. Ma la soucoupe n'è che due. Le pilote e le passager. Le pilote c'est le capitaine du bateau. Le passager ça change. Allez les enfants, au revoir. Cette fois je A bientôt. Le ricchezze delle isole Marchesi non aggrediscono i visitatori con ostentazione. Fiere e pudiche, esse vengono svelate solo a chi lo merita. Come una preziosa parure nascosta nello scrigno di Teaumoana, il Nettuno dei Maori, questi ciottoli neri svelano ai bambini in ammirazione il loro segreto. Sono pietre fiorite, o Keapua, i gioielli della baia di Hoi Hoi. Sono lì per le onde, per la pioggia e per l'innocenza. È alle Marchesi che Gauguin nel 1901 e Brel nel 1975 gettarono per sempre l'ancora. Nella loro infinita ricerca di assoluto, entrambi sono fuggiti dall'inquinamento intellettuale delle nostre città. Entrambi vi sopravvissero per soli 3 anni, ma tutti e due avevano raggiunto il loro scopo, la ritrovata armonia dell'uomo, dell'arte e della natura. Il avait déterminé sa place, il avait dit si je peux avoir ce endroit. Il comandante Cousteau e Bastard partono in pellegrinaggio per il cimitero marino di Atuana, rievocando Jacques Brel, il poeta esule, il Don Chisciotte alle prese con il vento. C'est lui qui a demandé. Che Madly soit avec Bastard lui, spiega va. Che fu lui a chiedere che Madly fosse sepolto con lui.
La cosa più straordinaria è che Brel aveva chiesto che un anno dopo la sua morte si ritornasse qui, si accendesse un fuoco e si bevesse una bottiglia di champagne sulla sua tomba. Era nelle sue volontà. Spesso la sera veniva a passeggiare al chiaro di luna e andava sulla tomba di Gauguin. Che cosa pensava Brel di Gauguin? Chiede Cousteau. A dire il vero, risponde Bastardi, credo che ammirasse più l'uomo del pittore. Cousteau ribatte che lui sarebbe più portato ad apprezzare il pittore che l'uomo. Non avrebbe potuto avere una tomba più bella e in questa magnifica baia. Sfortunatamente è venuto qui troppo tardi. Oviri, la ninfa misteriosa, veglia sulla tomba di Gauguin. Uno a fianco all'altro riposano l'uomo e il poeta. Il peintre e il poeta, côte à côte. È da questa punta estrema che le anime partono per Hawaii, il paradiso. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises. A 800 miglia nautiche dalle isole Marchesi, ecco Tahiti, un nome da sogno, una realtà meno romantica. Lo sviluppo di Papeete, città principale di Tahiti, ha irresistibilmente attratto le risorse umane delle isole circostanti e perfino delle lontane Marchesi. Di conseguenza vi è stato un rapido aumento nella richiesta di generi alimentari di lusso. Inconsciamente, i turisti contribuiscono all'impoverimento delle risorse naturali. Pierrot, un abitante delle Marchesi, di giorno fa l'operaio e di notte cattura aragoste. Il suo redditizio pescato viene spedito ai grandi alberghi di Tahiti per soddisfare i turisti. Si immerge in apnea, come di istinto sapevano fare i suoi antenati Maori. Ma questa attività, protetta da Ahakai, il dio dei pescatori, ha preso un ritmo che mette a repentaglio il futuro delle aragoste delle Marchesi. Eppure Pierrot non è un semplice venditore di aragoste. Per i turisti è un venditore di sogni. Ma il risveglio rischia di essere traumatico. Chiedo a Pierrot da quanto tempo faccia questo mestiere. Mi risponde che pesca aragoste da 17 anni. Gli chiedo se dopo 17 anni di pesca intensiva ce ne siano ancora. Presto non ce ne saranno più. Pierrot ammette soltanto che oggi ci vuole più tempo per riempire il sacco. Cousteau chiede se peschino ugualmente anche le femmine di aragosta, nel caso in cui abbiano le uova. Sì, risponde il pescatore. Non c'è alcuna regolamentazione. Cousteau chiede se non sia nel loro stesso interesse lasciarle vivere in quel caso. Il pescatore risponde che lo sarebbe, ma che tutti non dovrebbero pescarle. È lontano il tempo in cui tutte le isole Marchesi erano il regno segreto degli uomini, degli artisti e degli dèi. Oggi gli eredi della popolazione originaria sono attratti da nuovi idoli. Altri luoghi, di sicuro lontano da se stessi. Nel 1930 il dottor Louis Rollin, amministratore, scriveva: «La corruzione è cominciata alle Marchesi quando l'uomo bianco ha voluto pagare quello che fino ad allora qui era gratuito».